Anche questo è un caso che ho iniziato in un'era pre-Titan, che però poi ho finalizzato in un'era Titan. È un caso in cui una paziente con questa situazione che penso di non dover neanche discutere, viene alla mia osservazione con un superiore che era ormai compromesso da ogni punto di vista. Diciamo che riusciva a muoverlo con la lingua, ma non la protesi, proprio tutti i monconi. E la cosa più grave è che la signora mi ha detto: ma questo è un lavoro che mi è costato tantissimo e che ho fatto 2 anni e mezzo, 3 anni fa. E quindi capite bene che era carica negativamente questa signora. Le proposi di rifare l'intera bocca perché tutto l'inferiore dal mio punto di vista non andava bene, c'era una forte asimmetria, una curva di spie molto accentuata a sinistra, totalmente assente a destra, forse c'era un controspie. Peraltro dal punto di vista estetico non era secondo me accettabile, però per motivi economici la signora mi pregò di concentrarmi sul superiore e così feci. L'unica cosa che le chiesi, ovviamente a titolo gratuito, era di poter cambiare leggermente la curva di spie a sinistra nell'inferiore, aggiungendo del composito se proprio non potevamo rifare nulla, e poi togliendo quell'ottavo che aveva sicuramente un'interferenza negativa in protrusiva. Proposi un carico immediato, preparammo tutto il caso, estrazioni, quindi queste sono alcune fasi chirurgiche, vado veloce perché non è questo il tema del nostro workshop di oggi. Mettemmo tutti gli impianti, una riabilitazione all ornate, tutto sotto impianti, mi piaceva molto in quell'era, anche questo ripeto è un caso vecchio. Ancora oggi mi piace molto, oggi sono più traghettato e spinto verso l'Odon 6, che secondo me è veramente la riabilitazione più bella e più completa, ma so già che cambierò ancora. Peraltro ho tanti amici che cercano di farmi aprire ancora di più la mente, e a tal proposito vorrei salutare Gioacchino Cannizzaro, che sicuramente mi auguro potrà ascoltare un giorno questo video, che sicuramente è quello che mi dà più input a rimettermi in discussione. Però oggi sono molto allineato con 6. Quindi feci questo lonate con un carico immediato, una protesi precostruita opinabile, questo è il provvisorio dopo tanti mesi di permanenza in bocca. Durante la fase, perché fu un carico appunto immediato in un posto estrattivo, in zona 26-27, dopo l'estrazione, diciamo, l'osso non è che fosse perfetto, e probabilmente lì, complice l'occlusione data dall'inferiore, avevo un sovraccarico di forze inevitabile e persi un impianto. Proposi alla paziente di metterne altri due per diminuire il sovraccarico, così facemmo, e a un certo punto eravamo pronti alla riabilitazione finale. Peraltro, in questo caso c'era stato un problema con la linea mediana sul superiore, sul provvisorio, nessun problema per la paziente, alla quale avevo detto: guardi, un provvisorio, adesso l'ho messo in una situazione stabile. Lei mastichi, ci viva tranquillamente, gli avevo ridato sicurezza perché non c'era più precarietà nella sua bocca, quindi avevo una paziente collaborante. Tolsi l'impianto in zona 27, quindi ne misi due, rigenerai, ne misi due, che è due. Protesizzazione definitiva, era full digital per me, questo fu il primo caso in cui transitai, sono passati quasi 5 anni ormai, transitai dalla protesi provvisoria alla definitiva, totalmente da scansione ottica intraorale, che ripeto è una delle mie grandi passioni ormai da 15 anni, che però soltanto negli ultimi anni è diventata iperperformante. 15 anni fa, vi chiedo di credermi sulla parola, era difficile scansionare un'emi arcata con polvere, biossido di titanio, eccetera, eccetera. Oggi è quasi un gioco da ragazzi. Quindi scansionai il mio provvisorio, arcata superiore, arcata inferiore, la mia maschera gengivale, i miei scanbody, senza ritocchi, tutto full digital. In laboratorio costruimmo due strutture, feci anche, fu uno dei miei primi casi con la maschera del volto, scanner facciale, con il quale gioco appunto da un po' di anni. Questo era il mio primo scanner facciale veramente vecchio, non del dentale, però insomma mi sono formato lì. Mettemmo tutto su Exocad, che ancora non accettava i colori, e quindi la scansione facciale era monocromatica, però dava al tecnico l'indicazione dei reperi anatomici del volto del paziente. Mettemmo in stampa due strutture di prova, un framework e una struttura anatomica,
con le quali facemmo le prove estetiche in bocca di montaggio, dalla linea del sorriso, la protrusiva, la lateralità, la dimensione dei denti, e devo dire, insomma, questo diede molta spinta anche emotiva alla paziente. In questa fase io ancora non avevo il Titan, altrimenti questo è un momento interessante per chi di voi sta seguendo questo webinar. Scusate, io ogni tanto controllo i feedback che mi arrivano dai ragazzi di Titan per capire se mi sentite o mi vedete. E mi sembra andare tutto alla grande. Questa è una fase in cui io vi invito, oggi è una realtà questo tipo di workflow, per chi di voi si occupa di digitale, ma anche in protesi analogica, quando avete una prova, il provino stampato dal vostro tecnico, che magari a volte è più digitale di noi, mettetelo in bocca, possibilmente avvitato, ecco, non poggiato, e in quella fase ripetete l'esame Titan. È forse la fase più importante, perché il trasferimento delle informazioni dalla fase provvisoria, che è bene che venga funzionalizzata dalla bocca del paziente, dal tempo ed anche letta dai muscoli grazie al Titan, ma il passaggio e il cambio di materiale, il cambio di anatomia a volte, perché tra il provvisorio e il definitivo facciamo delle scelte diverse, quello è un passaggio importantissimo, nel quale dal mio punto di vista oggi non la può più far da padrona soltanto l'anatomia, intesa in chiave odontotecnica e clinica, l'estetica, quindi la scelta del materiale, del colore, della traslucenza, la bravura del tecnico, dell'artista, non dell'artigiano, dell'artista, ma anche e soprattutto la funzione neuromuscolare, senza la quale io oggi ritengo che non si possa più definire un successo. Mi piacerebbe poi esportare questi temi anche con tanti altri amici come voi e magari in altri contesti. Quindi provammo anche il framework, andammo poi in struttura in cromo cobalto. Scusate il gesto lì, ma il mio tecnico spesso chiaramente non è un gesto derivante da un'impronta introrale, ma lui quando ha bisogno di un supportino ai tempi se lo faceva in gesso, ancora oggi ogni tanto lo fa, e adesso che ha quattro stampanti 3D, diciamo che usa meno il gesso, era proprio per bloccare gli analoghi che erano stati avvitati sulla protesi, che invece è frutto di un flusso totalmente digitale. La prova del framework, ok, le radiografie di accoppiamento per vedere che tutto fosse ok, la passivazione era tutto perfetto. Buona la prima, beh, buona la prima, ci abbiamo lavorato 8 mesi, abbiamo disegnato gli scan body, il mio protocollo di scansione introrale, che mi piace ricordarlo anche in questo contesto, è frutto di anni e anni del mio lavoro, io non l'ho recepito mai da un'azienda o di altro, insomma da altri, e tutto ha funzionato bene. Su Exocad lui ha accoppiato bene le matematiche, tutto perfetto. E chiaramente il lavoro artistico. Danilo Vaccaro, che saluto se ci sta seguendo, se seguirà questo video poi sul canale YouTube di Titan, che vi ricordo è un canale molto ricco di contenuti, quindi seguitelo, seguitelo anche spesso, iscrivetevi, ecco. Danilo è stato veramente, secondo me, bravissimo in questo caso. Questo è il tipico caso da congresso protesico, o dovrebbe esserlo. Per me l'estetica oggi è un 30% del successo. Perché la soddisfazione mia in sede congressuale con una foto come queste, o addirittura una foto del viso, del volto, del supporto labiale, il mio ego sicuramente eccellente, potrei raccontarvi che va tutto bene, che l'accoppiamento è perfetto, la protesi è stabile, non ha avuto un problema. Però in quel frangente entra il Titan in studio, anche lì cambia tutto. Quello cambiano i miei parametri di valutazione di un successo. Chiaramente partivamo da una situazione disastrosa, non c'è altro modo di definirla. Avevo traghettato la paziente in una situazione stabile, con un successo implanto protesico, anche se appunto vi ho raccontato senza nessun velo, di aver perso un impianto e averlo sostituito per colpa di un carico occlusale sbagliato. D'altro canto, la paziente inferiore non poteva farlo. Inferiore che, se vedete nella foto a destra, ha anche una linea mediana sbagliata, ha tutto sbagliato. Quindi era un successo, no? Penso che molti di voi possano essere d'accordo sul fatto che questa è una buona riabilitazione. Stabile, successo implantare, no perdita di ossa attorno alle spine, perfetto fit, peraltro tutto da un workflow digitale, cosa potremmo volere di più? La paziente aveva un sorriso bellissimo a questo punto. Entra il Titan.
E io vado a, tra l'altro con un antagonista disastroso, ve lo ricordo, vado a montare le sonde, cartina, e vado a leggere quei punti di contatto che da soli io so di non essere forse il più attento tra i clinici, no? Probabilmente qualcuno di voi è molto più bravo, è diventato un artista nella lettura dei punti di contatto. Io non sono un distrattone. Però non mi fido tanto della mia capacità di vedere quel puntino di inchiostro dato da una cartina di 40, 50, 60 micron. Non mi basta più la mia vista. Allora le macchine mi aiutano, attenzione, mi danno la possibilità di vedere un po' meglio, anche le cartine virtuali mi danno la possibilità. Ma la mia migliore cartina in assoluto oggi è il Titan. In questo caso, giusto o sbagliato, io non mi chiedo più in bocca se è giusto o sbagliato. Certo, la clinica la fa sempre da padrona, però affianco il dato clinico al Titan. E guardate, sorpresa, era un successo, fino a un secondo fa era un successo implantare protesico. Però c'è qualcosa dal punto di vista neuromuscolare, quindi questo qualcosa adesso, questo è il passaggio, è l'input che vi vorrei dare. Non deriva più dai nostri studi, dalla nostra bravura protesica, dalla nostra bravura implantare, dalla bravura del nostro tecnico, ma deriva da una piccola parte del nostro paziente, alcuni gruppi muscolari, che tentano di comunicare con noi. È quello che il Titan fa. Il Titan è un traduttore di un messaggio che altrimenti non riuscirebbe ad esprimersi, su un monitor di un computer, come quelli che vedete dietro di me. Sui quali peraltro io lavoro quotidianamente, faccio vedere l'esame quotidianamente ai miei pazienti. E in questo caso guardate quante informazioni ci dà l'analisi di questa bocca, ci dice che l'impact è basso e quindi significa che io posso ancora giocare sui punti di contatto in maniera abbastanza serena, cioè posso abbassare la dimensione verticale, ok? Non ho un problema, anzi forse è addirittura troppo alta, perfetto. Chiaramente andrò a scaricare, se sono in fase di prova, provino o di provvisorio, posso anche scaricare sopra. In questo caso ero già in fase di ceramizzazione finita, ultimata, sono andato a scansionare sotto, a scaricare sotto. Poi avevo una prevalenza a destra, era tutto spostato, cioè i muscoli del paziente, anche se in bocca io non l'avrei mai detto, anzi avrei detto il contrario, visto che il lato più carico all'inizio del lavoro era quello di sinistra. Ricordatevi quella curva di Spee accentuata che io ho cercato di mitigare, come vedete dalla foto, ho aggiunto il composito, poi in zona settimo ho scaricato tanto fino ad arrivare al metallo, anche perché sapevo che un giorno avrei rifatto l'inferiore. E proprio in queste settimane lo stiamo rifacendo con la signora, questa è una bella cosa. Avevo un baricentro molto anteriorizzato, c'è da dire che il gruppo molare inferiore di destra era penalizzato, e una torsione, una leggera torsione verso destra. Vedete quante informazioni che io non avrei mai avuto senza il Titan. La fortuna di questo caso è che non ha mai avuto un imprevisto, una scheggiatura. È stabile da quasi 5 anni in maniera quasi finta, vi devo dire. Ma chi di voi vuole fare un salto nel mio studio durante uno dei controlli della signora, peraltro molto simpatica, vedrà che è perfetta la protesi. Non c'è mai stato un ritocco occlusale. Non c'è mai stato una scheggiatura, una parte di ceramica mancante, tutto perfetto, tutto stabile. Avrei rischiato, come il paziente di prima, probabilmente invece un insuccesso, non implantare, non implanto protesico, ma dal mio punto di vista un insuccesso clinico, perché rompere una ceramica non è sintomo del fatto che il mio tecnico non ha lavorato bene. Questo, ragazzi o colleghi, scusate, ragazzi, no, va bene, ragazzi. Vi dico, dobbiamo anche un po' smetterla, no? Di dare la colpa agli altri. Tante volte la colpa è nostra, colpa è una responsabilità magari di una disattenzione, oppure un'incapacità nel vedere col nostro occhio qualcosa. Il Titan in questo caso mi ha aiutato a vedere qualcosa che poteva darmi un fallimento. Quindi tutti questi valori che vedete, vi ho raccontato pochi secondi fa, io li ho utilizzati per funzionalizzare il piano occlusale, certo nell'ultimo step del lavoro. Mi sarebbe piaciuto farlo prima e negli altri due casi che vedremo, poi chiudiamo la nostra conversazione, lo vedremo in una fase precedente. Quindi cosa ho fatto? Mi sono messo in una seduta con un pochino di tranquillità, le sonde montate, il paziente sempre nella mia posizione retta, mai coricato, mai poggiato da destra o altro.
posizione retta. Se volete, potete sempre ripetere tutti i test all'impiedi, da seduto con busto eretto. Io invito sempre il paziente a guardare la mia mano che pongo sempre di fronte a lui, perché il bulbo oculare lo voglio sempre in una posizione ripetibile e non destra-sinistra, perché anche questo può modificare l'atteggiamento occlusale. Quindi mi sono messo lì con le cartine, una fresa, intraoralmente ho scaricato l'inferiore, che tanto sapevo già che avremmo rifatto nel tempo, fino a quando, vedete, ho fatto cambiare questa manifestazione dell'equilibrio neuromuscolare. I muscoli cominciavano a lavorare in maniera diversa. Adesso non so perché, scusatemi, ok, la mia presentazione stava rallentando. Fino a quando ho ottenuto l'impact, ha iniziato ad alzarsi, ho ottenuto la mia desiderata, la mia volontà. Perché abbassando i punti di contatto l'impact riprendeva un pochino più corpo, i muscoli cominciavano a contrarsi in maniera un po' più forte, la torsione ero riuscito a farla sparire perché ho lavorato nel gruppo anteriore dove ho fatto rientrare l'equilibrio a destra o a sinistra, adesso non ricordo che c'era, lo rivediamo fra qualche secondo, ho fatto rientrare il gruppo posteriore, masseterino. Era entrato il baricentro, quindi ho lavorato anche in senso antero-posteriore. Era tutto buono, devo dire molto molto buono. E a quel punto l'ho rivisto da paziente, poi l'ho rivista ancora, finché tutto era stabile. Nell'arco di 2-3 sedute, per la verità, non ho più avuto nessun problema. Ecco, vedete, la prevalenza era tutta a destra. Quello che io vorrei adesso darvi come messaggio è che ritengo, sarà anche arrogante da parte mia, ma ragazzi, la vita è un gioco, il lavoro è molto bello e secondo me c'è tanto da fare ancora. Ritengo che oggi i criteri di successo protesico vadano rivisti, no? Implanto protesi, ok, il successo di implantare, la stabilità dell'osso per implantare è un criterio da utilizzare, sicuramente l'estetica è un criterio da utilizzare, ma sicuramente non possiamo più negare a noi stessi o agli altri il fatto che il dato neuromuscolare è fra tutti forse quello che condiziona di più gli esiti futuri di una protesi, la prognosi, la stabilità della ceramica, la bontà della chiusura e quindi l'affaticamento o non affaticamento del paziente, l'instaurarsi a volte di patologie dell'ATM a causa dei nostri lavori. Ricordiamoci che anche noi a volte possiamo essere la causa di qualcosa che non va. E quindi, ecco, per me oggi un successo è dato da quindi un pre e un post, da estetica, funzione, stabilità e titan.